Piacenza emergenza minori, sono in preoccupante aumento i casi di contesti familiari violenti, maltrattamenti, abbandoni. Torna a emergere il problema dell'abuso dei mezzi di correzione che, a detta degli esperti, è un reato legato soprattutto a una società sempre più multietnica. I servizi sociali del comune hanno collocato in struttura famiglie e 5 bambini in una sola settimana. Non passa giorno in cui non sia richiesto il loro aiuto. L'ultimo caso riguarda 2 neonate che dovevano dividere una stretta carrozzina e dormivano su una macchina. I genitori, 2 trentenni siciliani da pochi giorni a Piacenza, le nutrivano bussando alle mense cittadine e sono stati proprio i volontari delle ronde della carità e i frati cappuccini a segnalare il problema alla questura. Madre e bambine sono state affidate a una comunità e il padre nel frattempo cerca lavoro. A Piacenza manca una struttura di accoglienza per minori, l'allarme lanciato dall'assessore Palladini. Nel nostro territorio, non solo cittadino ma provinciale, il tema dei minori è un tema esplosivo, rispetto ai quali i comuni non vengono mai meno ai propri doveri istituzionali, ma rispetto ai quali sono sempre maggiormente in difficoltà, anche perché manca nel nostro territorio una comunità, una struttura comunitaria che possa garantire l'accoglienza dei minori che vengono intercettati in diverse situazioni. Questo è un obiettivo che deve vedere unito tutto il nostro sistema territoriale. Noi come Comune Capoluogo abbiamo una responsabilità, non è un appello, è un'agenda di lavoro che lancio a tutti i comuni, anche alla provincia, a prescindere dal dibattito un po' troppo politicizzato e un po' troppo ideologico relativamente alle responsabilità e alle competenze future. Questa è un'emergenza, dobbiamo metterci intorno a un tavolo e cercare di capire come risolverla. Fondamentali inoltre hanno sottolineato in questura poter inserire i minori, soprattutto se molto piccoli, in contesti familiari. Ma qual è il ruolo della polizia in questi casi? In questi casi la questura svolge un lavoro sussidiario, quindi non un'attività punitiva ma soprattutto un'attività di vicinanza al cittadino per trovare una soluzione anche al tipo di vita che stava conducendo questa famiglia. Quindi il nostro intervento è stato di raccordo con i servizi sociali per trovare una collocazione che possa dare una dignità di vita alla donna e alle sue figlie.